Da Bloomberg la notizia che Apple avrebbe chiesto ai propri fornitori di prepararsi per la fornitura, quindi la creazione di almeno, dice at least, almeno 75 milioni di iPhone 5G, che comunque è quanto già in linea programmato, quindi non è che sia una grossa novità, però il fatto sta che comunque è un segno che, nonostante tutto quello che sta succedendo, la pandemia e la recessione, Apple in qualche modo abbia confermato quindi questa richiesta di iPhone almeno 75 milioni. E qui poi nell'articolo parla anche quindi le società coinvolte che potete vedere qui, e se andiamo a vedere adesso il prezzo di preapertura di Apple in questo momento registra un più 1,75 dei dollari in più rispetto alla quotazione di ieri.